Buonasera a tutti e benvenuti al telegiornale di Canale 11. Iniziamo con la prima notizia. Annullato il tavolo delle trattative per Yamaha, previsto venerdì scorso nella sede della provincia di Monza e Brianza. La causa è l'assenza delle parti sociali. Vediamo il servizio di Paolo Brivio. Doveva essere un incontro determinante nel percorso di accompagnamento alla formazione e ricollocazione dei lavoratori della Yamaha. Ma venerdì pomeriggio nella sede della provincia mancavano all'appello i rappresentanti dell'azienda, la FIM CISL provinciale e le RSU aziendali. Amareggiati, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Dario Allevi, e il sindaco di Lesmo, Marco Desiderati, hanno così commentato l'accaduto. Fin dal primo giorno della crisi abbiamo condiviso le preoccupazioni dei lavoratori. Abbiamo fatto sentire la nostra voce quando Yamaha Motors Italia, annunciando la chiusura di uno stabilimento di Lesmo, non voleva concedere gli ammortizzatori sociali. Abbiamo poi seguito le trattative, proponendo sempre soluzioni vere e concrete, così come avremmo voluto fare oggi. Riteniamo di aver svolto il nostro compito istituzionale fino in fondo, di aver fatto anche qualcosa in più. A questo punto non ci resta che arrenderci ed attivare la prefettura. Al tavolo istituzionale si sarebbero dovuti trattare diversi punti, tra cui la disponibilità a riconoscere un contributo a quei lavoratori che, pur maturando durante il periodo di mobilità i requisiti soggettivi per accedere al sistema pensionistico, non possono farlo a seguito dell'introduzione di nuove finestre e la previsione di un supporto incentivante alla ricollocazione, formazione ed esodo da riconoscere ai lavoratori che seguono percorsi di politiche attive del lavoro. Tramite un proprio comunicato, la FIM CISL di Monza e Brianza ha comunicato le ragioni per le quali ha deciso di non presenziare l'incontro organizzato presso la provincia di Monza e Brianza per decidere sul futuro della Yamaha di Lesmo. La FIM ha reso noto che non è vero che non c'è alcuna intenzione di vagliare soluzioni di ricollocazione alternative agli incentivi economici e ha deciso di non presenziare in quanto ritiene che non vi siano le condizioni per poter arrivare ad una conclusione positiva della vicenda. La FIM CISL Brianza conferma la sua volontà e disponibilità a proseguire il proprio impegno e le trattative solamente se l'atteggiamento di Yamaha cambierà. In caso contrario, la ditta giapponese sarà la sola responsabile del non raggiungimento di un accordo per la soluzione di questa complicata vicenda. Io sono Caprotti Angelo dell'RSU di Yamaha Motor Italia, sono un lavoratore che appunto lavorava in Yamaha Motor Italia, ho 52 anni e sono in cassa integrazione da un anno e mezzo. La motivazione è relativamente semplice, che due giorni prima il segretario della FIM CISL Gigi Redaelli in un incontro avuto con le istituzioni, in questo caso la dottoressa Zoppé, ha annunciato appunto alla Zoppé che la FIM CISL non sarebbe andata, non era disponibile a fare quel tipo di incontro perché i contenuti che ci avevano presentato e che ci sarebbero stati presentati venerdì 17 erano assolutamente irricevibili. Prova ne è che addirittura il giorno dopo lo stesso Redaelli ha tentato di telefonare ripetutamente alla dottoressa senza mai trovarla, per cui il pretesto per cui si dice che noi non abbiamo avvisato, che non siamo andati, che dovevamo presentarci, non è assolutamente vero, perché è stato spiegato esattamente due giorni prima. Lascia la macchina a casa e prendi l'autobus. I cittadini del quartiere San Fruttuoso, da mesi assediati e penalizzati dai disagi provocati dai cantieri sulla strada statale 36, potranno usufruire in maniera gratuita del servizio navetta per recarsi ai concerti previsti nella giornata di giovedì 23 giugno e ai fuochi d'artificio per la sagra di San Giovanni di venerdì 24 giugno nel parco della Villa Reale. L'autobus partirà alle 20 dal capolinea di via Marelli e raggiungerà piazza Citterio percorrendo le vie Risorgimento, Romagna, Meda, Pitagora, Cavallotti, Manzoni e Appiani, effettuando le fermate situate lungo l'itinerario. Il servizio prevede la prenotazione obbligatoria telefonando a questo numero 039 2832 8838 oppure 039 2832 83839 oppure con il finale 40. Oppure potete anche contattare l'indirizzo mail mobilità@comune.monza.it. È importante segnalare la fermata alla quale si intende salire e il servizio sarà attivo con solo un minimo di 5 prenotazioni. Per maggiori informazioni potete consultare questo sito www.comune.monza.it. E ora spostiamoci a Besana Brianza. L'avvocato di Katia Arredamenti ha chiesto la scarcerazione per i suoi assistiti. La scorsa settimana abbiamo dato la notizia dell'arresto di Caterina Asaro e del marito
Franco Grosso, meglio conosciuti come i proprietari di Cati Arredamento, nell'ambito dell'operazione Sciura Maria condotta dalle Fiamme Gialle di Monza. Venerdì l'avvocato dei due proprietari del grande mobilificio ha chiesto al GIP Giovanni Gerosa la revoca della custodia in carcere o perlomeno gli arresti domiciliari nella casa di Calò, frazione del comune di Besana Brianza. Durante l'interrogatorio i due coniugi si sono difesi respingendo le accuse, dicendo che in questi mesi hanno lavorato per salvare le aziende incriminate e non per portarle al fallimento. Grande serata condita di Miss Balli e Sketch. Ieri sera si è tenuta a Giussano la terza edizione dell'evento Miss Giussano sotto le stelle. La manifestazione ha avuto un grande successo, visto le centinaia di persone presenti che hanno gremito Piazza San Giacomo per ammirare 18 bellezze che si sono sfidate per diventare la nuova Miss Giussano, ereditando la fascia della precedente Miss Federica Moscardo. Le ragazze sono state ammirate dalla giuria con diversi abiti e si sono anche cimentate numerose prove come il ballo, il canto e l'animazione. Ad animare la serata ci ha pensato poi il comico pagliaccio Super Zero, che ha coinvolto le fanciulle in numerosi sketch. Durante la serata si sono esibite anche in danze le ragazze della scuola Hollywood Dance. Prima di eleggere la nuova Miss Giussano ci sono stati due brevi discorsi tenuti dal vice sindaco di Giussano Marco Citterio e da Elisa Grosso, assessora alla scuola, sport, commercio e attività produttive. La ragazza che ha vinto la fascia è stata Serena Molteni. E ora torniamo a Monza. Sabato 25 e domenica 26 giugno l'assessorato alla cultura del comune di Monza ha organizzato l'esposizione al pubblico nella cappella della Villa Reale del dipinto La Risurrezione di Lazzaro, appartenente ai Civici Musei di Monza e oggetto di un recentissimo restauro curato dallo studio Luigi Parma di Milano, intervento reso possibile anche grazie al contributo dei Lions Club Monza Parco. L'opera è attribuita alla maniera di Mattia Preti, forse al fratello Gregorio, esponenti di spicco della pittura di stampo caravaggesco intorno alla metà del XVII secolo, attivi tra la nativa taverna Roma, Napoli e Malta. L'ingresso è libero e gli orari sono dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Rimaniamo ancora a Monza per l'ultima notizia del nostro telegiornale. Da lunedì, quindi da oggi fino a mercoledì 7 settembre, nella cornice nel magnifico cortile d'onore della Villa Reale di Monza torna, dopo il successo di pubblico delle passate edizioni, Cinema sotto le stelle, la rassegna di cinema all'aperto organizzata da Spazio Cinema Monza in collaborazione con il Comune di Monza, l'assessorato al turismo e spettacolo. Un'ampia offerta filmica per rispondere ai gusti di tutti, quasi 70 i titoli in programma, successi cinematografici della scorsa stagione, film di recentissima uscita per un'estate cinematografica al chiaro di luna. L'arena estiva di Monza sarà arricchita da importanti prime visioni come L'ultimo dei Templari, il film per bambini e ragazzi, Harry Potter e i doni della morte 2 e Cars 2, oltre che da due importanti anteprime, la commedia Le amiche della sposa e l'attesissimo Kung Fu Panda 2. Queste erano le notizie per questa sera, vi ringrazio come sempre di averci seguito e vi do appuntamento a domani.